venerdì 9 febbraio, buongiorno a tutti. Il sole è sorto alle 7.23 e tramonta questo pomeriggio alle 17.49. La neve intasa la rete di sfogo a mare e blocca Padule e via Mendola, disagi per la viabilità. La grandine ha cominciato a cadere ininterrottamente sin dalle 3:30 circa della notte tra martedì e mercoledì, imbiancando tutta la città per diverse ore. Nel giro di poco tempo si sono registrati circa 50 cm di ghiaccio e neve su tutte le strade. Ci sono volute numerose ore di lavoro da parte degli operai delle squadre comunali, dei baraccelli, dei volontari della protezione civile e di una ditta privata chiamata dal comune prima di riportare alla normalità i due centri cittadini. Riparte con successo il carnevale maddalenino. Per la gioia di tanti bambini e di numerosi cittadini, ieri pomeriggio è ripartito il carnevale maddalenino. 7 sono stati i carri che hanno partecipato alla storica manifestazione e che hanno ridato vita a questo importante incontro. Salta il comitato festeggiamenti classe 1968. Il comitato classe 68 per i festeggiamenti di Santa Maria Maddalena purtroppo non si potrà formare per quest'anno. A rilanciare la convocazione il parroco Don Domenico De Gortes, che ha convocato il consiglio pastorale per la prossima settimana. G8, condannato Balducci e assolto Bertolaso. 4 condanne per associazione a delinquere, 12 tra assoluzioni e prescrizioni. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma nell'ambito del processo sugli appalti del G8. Assolto l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso perché il fatto non sussiste. Passiamo ora alle pagine di liberissimo.net di Antonello Saghetto. La compagnia di navigazione Delcomar sempre al servizio della comunità maddalenina. Franco Del Giudice e il suo staff, dopo aver saputo che al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena mancherebbe lo sterilizzatore per i ferri chirurgici, ha dato la sua disponibilità per l'acquisto. Continuano ad arrivare ringraziamenti per il commissario del parco Leonardo Deri. Il centro velico di Caprera ringrazia il comandante Deri per la collaborazione garantita. Sistemata la recinzione metallica al campo sportivo Pietro Secci. Rifiuti sempre peggio, ogni giorno vengono abbandonati sacchetti tra la vegetazione o appesi sugli alberi. Biglietteria Delcomar da Terzo Mondo. Dopo la copiosa grandinata, situazione disagiata e pericolosa per gli operatori all'interno della struttura, in considerazione del fatto che maneggiano anche apparati elettrici. Quinto trofeo Leone di Caprera. Marco Cuccu, presidente del circolo interparrocchiale Don Giuseppe Riva, in collaborazione con la SD Cross Fitness e la SD Planet Fitness, promuovono l'evento sportivo che si svolgerà il 3 giugno prossimo. Concludiamo con il meteo. Questa mattina la giornata si presenta con nubi sparse alternate schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima è di 12 gradi, la minima di 5 e lo zero termico si attesterà sui 1300 metri. I venti sono al mattino deboli e provengono da ovest sud-ovest, mentre al pomeriggio proverranno da nord-nord-ovest. Il mare sulle bocche di Bonifacio è poco mosso, la pressione al suolo è di 1016 millibar. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.